Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Con il battesimo siamo diventati figli della luce. Liberiamo il nostro cuore dalle tenebre del peccato, affidandoci alla misericordia del Signore, luce del mondo. Signore, tu sei la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu solo scruti e conosci le profondità del cuore umano. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la luce che vince l'oscurità dell'errore e del peccato. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Elia e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una
Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso persino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Credo, Signore, e
dinanzi a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima dell'anno A ci viene presentato il famoso brano del Vangelo di Giovanni con il racconto della guarigione del cieco nato. Non ci dobbiamo soltanto concentrare sull'aspetto clinico dell'evento della guarigione, ma sappiamo bene che dietro questo racconto si nasconde una vera catechesi battesimale sulla fede, che la luce, la vista degli occhi di cui parla il brano del Vangelo è la fede. Nei riti prebattesimali c'è una tappa del catecumenato che si chiama l'illuminazione. È un momento in cui colui che si prepara al battesimo cresce nella sua conoscenza del Signore Gesù e fa un progresso nel suo acquisire sempre di più la mentalità della fede, il suo assumere sempre di più nella propria vita i criteri del Vangelo. Perché, cari fratelli e sorelle, la fede non è soltanto un fatto di conoscenza, non è soltanto un imparare delle formule a memoria o delle preghiere a memoria, che sono sicuramente utilissime perché servono per farci capire di che cosa stiamo parlando. Ma la fede è soprattutto una relazione con Gesù, una relazione di amicizia, un incontro con colui dal quale ci scopriamo e ci percepiamo come salvati. L'incontro con colui che ci ha salvati, con colui che ci ha tirati fuori dalle nostre tenebre, dalla nostra vita senza un orizzonte di senso, dalla nostra vita disordinata, dalla nostra vita confusa. L'Evangelista Giovanni ci porta in questa direzione sin dall'inizio del suo Vangelo, da quando nel prologo aveva detto: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. A quanti però lo hanno accolto, il Verbo di Dio fatto carne, che è la luce del mondo, ha dato potere di diventare figli di Dio, quelli che non da sangue né da carne, ma da Dio sono stati generati. E qui in questo racconto, nella guarigione del cieco nato, noi abbiamo in forma narrativa, abbiamo spiegato tutto questo, presentato nella forma di un racconto quello che Giovanni nel prologo aveva detto: la luce splende nelle tenebre. Da un lato ci sono i farisei che hanno la vista, vedono Gesù ma non credono in lui, dall'altro lato c'è il cieco che, pur avendo questo suo deficit di partenza dall'incontro con il Salvatore del mondo, con il Messia, il Figlio di Dio, giunge alla luce e alla fede. Io credo, Signore, e si prostrò davanti a lui. La sua vita è cambiata. Il Signore Gesù ha prodotto un cambiamento profondo nella sua vita. Il Signore Gesù si è chinato su quella sofferenza e l'ha presa su di sé, perché quell'uomo ne venisse liberato. Cari fratelli e sorelle, come non vedere in questo episodio di guarigione così importante, nella prospettiva del Vangelo di Giovanni, una metafora della nostra vita, soprattutto di questa situazione così difficile che stiamo vivendo in questo tempo di epidemia,
di emergenza a causa della diffusione di questo virus così pericoloso e mortale. Anche noi forse in questo momento pensiamo di trovarci in una situazione di tenebra, di disorientamento, di mancanza di senso, e ci chiediamo che senso ha tutto questo. È questo il momento in cui noi dobbiamo chiedere al Signore di tirarci fuori, di far riaccendere una luce nella nostra vita, di donarci la speranza, di consolare le nostre angosce, perché sappiamo che non c'è altra forza che può tirarci fuori da questa situazione se non quella della fede. La fede dona pace del cuore, la fede dona speranza, la fede ci dà la forza di ripartire quando tutto questo sarà finito. Non dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, che siamo in Quaresima, che abbiamo davanti a noi la celebrazione della Pasqua, e oggi, quarta domenica di Quaresima, è la domenica della gioia. Perché? Perché la Pasqua è più vicina. È la stessa esperienza di liberazione che ha provato il popolo di Israele, diventa promessa di quella liberazione e di quella luce che fra qualche giorno si accenderà anche per noi nella nostra vita. Amen. Perché nello studio della natura e delle sue leggi
si lasciano illuminare dallo Spirito per cogliere i segni della presenza di Dio. Preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per chi soffre o non ha speranza, perché in noi cristiani trovi la forza di alzare lo sguardo per incontrare la luce di Dio che risplende sul volto di Cristo. Preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per la nostra comunità, perché illuminata dallo splendore della verità di Cristo, sappia apprezzare ciò che è piccolo e umile, riconoscendo che tutto è grazia. Preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Signore, benedici la tua Chiesa, accogli in essa i fratelli che chiedono il battesimo, dona a tutti la tua luce, che è via, verità e vita per ogni uomo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria il suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di
di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci annessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore ha spalmato un po' di fango sui miei occhi. Sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, ho creduto in Dio. Recitiamo la preghiera della comunione spirituale per tutti coloro che non possono in questo momento accostarsi fisicamente al sacramento della comunione. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Amen. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, ci diamo appunto a venerdì prossimo alle 17:30 con la trasmissione in diretta della Via Crucis e della Santa Messa, ma rimaniamo tutta la settimana uniti spiritualmente nei vari momenti di preghiera richiamati anche dal suono delle campane. Ogni giorno la Santa Messa che celebro in questa cappella è offerta per tutte le nostre necessità, perché al più presto possiamo riprendere le nostre occupazioni
la vita normale di cui in questo momento apprezziamo, pur nella sua semplicità, tutta la bellezza, la grandezza e il dono. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.